tutti. Innanzitutto grazie di essere venuti a questa presentazione di questa lista che insieme a questi miei compagni di viaggio stiamo cercando di fare qualcosa per riuscire a cambiare il corso del Comune di Bettola. Io volevo innanzitutto cominciare e chiedere, la prima domanda che mi faccio è perché ho scelto e ho deciso di candidarmi sindaco Bettola. Il motivo è semplice, perché mi sono chiesto che Bettola è un paese che in questi ultimi anni, forse anche per cause naturali, purtroppo con degli avvenimenti che l'hanno deturpato, è un paese che comunque ha bisogno di essere amato. Deve essere amato soprattutto da chi ci abita, deve essere amato da chi vuole amministrarlo. E non a caso il mio logo è stato chiamato Bettola da amare. Quindi uno deve innanzitutto partire da questo presupposto, per cercare di dire io faccio qualcosa per il mio paese, perché cerco di amare il mio paese. E a questo punto la seconda domanda viene spontanea, perché quando uno si candida sindaco, la prima cosa che tutti chiedono è cosa fai, cosa prometti di fare. E qui comincia un problema, perché oggi promettere è quanto mai vincolante anche per quello che poi uno effettivamente, se è chiamato a governare un paese, alla fine dei 5 anni deve rendere conto delle promesse che ha fatto. Per cui io mi sento di fare innanzitutto, sulla base di quello che ho detto prima, almeno 2 promesse. Una, di essere sempre presente, presente con la gente, presente in comune, e soprattutto la seconda promessa di ascoltare la gente, di ascoltare tutti, che sono 2 cose oggi rare, perché purtroppo nella frenesia del nostro andare quotidiano è molto facile promettere cose molto mirabolanti e poi non avere neanche l'umiltà o la capacità di ascoltare i bisogni della gente. Al centro del mio programma, del mio progetto, infatti c'è il cittadino, c'è la persona. Infatti i servizi che noi vogliamo innanzitutto offrire è cercare un sostegno alle famiglie, ai giovani, perché, e soprattutto agli anziani. I primi punti del mio programma infatti sono legati a un percorso di sussidiarietà nei confronti della popolazione di Bettola. La parola sussidiarietà cosa vuol dire? Vuol dire essere vicino alla gente, cercare di aiutare soprattutto le persone con delle difficoltà, quindi penso agli anziani, penso ai cosiddetti e volgarmente detti disabili, che io preferisco chiamare diversamente abili. Noi abbiamo qui a Bettola un centro con delle persone che hanno dei problemi che assolutamente dovrà essere mantenuto e volendo anche potenziato, perché queste persone che hanno queste diverse abilità, e io nella mia carriera scolastica ho incontrato tanti ragazzi con delle problematiche, ma io non sono mai riuscito a chiamare disabili o handicappati, ancora più brutto, l'ho sempre chiamati diversamente abili, perché queste persone che forse hanno qualche handicap o fisico o cognitivo, hanno a volte delle sensibilità che noi forse non abbiamo, quindi vanno capiti, e sono però delle persone che hanno assolutamente bisogno di essere aiutate, di essere guidate e soprattutto di essere supportate. Il comune non può fare tutto, l'unica cosa che può fare è ascoltarli, interfacciarsi con quelle associazioni, quelle realtà che aiutano queste persone e dare tutto il sostegno possibile. Un'altra cosa, io qui dentro non confesso che ho anche un po' di emozione, io ci ho passato i primi 20 anni della mia vita a giocare a pallone nel Sagrato e fare commedie e altri giochi in questa sala. E una cosa che mi propongo, ed è il motivo per cui voi vedete dei ragazzi giovani nella mia lista, sono 3 ragazzi giovanissimi, 2 che stanno finendo, faranno l'esame di maturità fra pochi giorni, diciamo ormai, 1 che è ai primi anni di università. Perché ho voluto questi 3 ragazzi giovani? È stata una scelta legata a un impegno da parte loro nel cercare di gestire ed aiutare quelli che sono i ragazzi di Bettola. Questi ragazzi hanno la capacità
perché sono ragazzi sicuramente intelligenti, universitari, che però sono in una fascia d'età che ancora non lavorano, quindi hanno del tempo libero e io vorrei che parte del tempo libero lo spendessero e lo organizzassero per fare delle attività. E il luogo ideale per fare queste attività sarà questa sala. Quali sono queste attività? Queste attività, io presumo, possono essere il dopo scuola, possono essere delle serate su temi di attualità, sempre interfacciandosi con le associazioni presenti sul territorio. Perché io ritengo che la collaborazione tra un'amministrazione comunale e le associazioni, io non cito però per non dimenticarne qualcuno, ma so che sono tante e tutte molto importanti, a seconda del loro, diciamo, impegno sociale, possono interfacciarsi col comune che metterà a disposizione di questi giovani che forse coordineranno e poi loro coinvolgeranno altri amici che nella loro fascia di età avranno magari un po' di tempo libero, possiamo organizzare delle bellissime attività all'interno, quindi che potrebbe da lì poi diventare anche una specie di centro di ricreazione giovanile che ha detto la manca. Invece di essere ragazzi in giro per la strada, in un bar, in un pub, secondo me se due volte a settimana fanno un servizio, tra virgolette, sociale, con il patrocinio del comune che li supporta e una società o una qualunque associazione che gli darà un supporto logistico, io ritengo che sia un fatto molto importante. E a questi ragazzi che faranno questo servizio, ovviamente io non penso di pagarli, perché non vanno pagati, sarebbe quasi umiliante pagarli, però non è neanche giusto che lo facciano gratuitamente. Infatti nel programma troverete una scritta con scritto carta social, carta junior, carta senior. Cosa vuol dire? Vuol dire che a questi ragazzi riconoscerò dei benefit. Cosa vuol dire? Magari un abbonamento in palestra, un abbonamento al cinema, per cercare di giustificare il loro impegno e renderli gratificanti, che oltre a un impegno sociale, quindi utile dal punto di vista anche della socialità, anche loro abbiano una gratificazione. Ripeto, questo è un qualcosa che demanderò a questi tre ragazzi giovani in primis, che saranno loro che si interfacceranno con l'amministrazione comunale e con le associazioni che si prenderanno poi carico di organizzare queste iniziative. Lo stesso lo vorrei fare per gli anziani. Altro problema, noi abbiamo una società che inevitabilmente sta invecchiando e quindi anche per quanto riguarda gli anziani dobbiamo pensare prima di tutto che siano supportati ed aiutati. E diciamo il sogno nel cassetto di questa amministrazione sarebbe quella, ammesso che abbiamo ovviamente la fiducia della popolazione, quella di impegnarci totalmente per cercare di creare nel nostro comune una struttura di ricovero per anziani, perché è uno dei pochi comuni che non ha una struttura, una recettività per gli anziani. Gli anziani devono avere la possibilità di avere una struttura che li accudisca, che possono stare in compagnia e che possono in qualche modo essere tutelati nei loro momenti di avanzamento dell'età. L'altra cosa, su questo però, io vorrei anche pensare che questo tipo di iniziativa vada assolutamente visto in un'ottica temporale abbastanza lunga. Oggi noi abbiamo, ma non parlo di Bettola, parlo in generale, che c'è questa volontà frenetica che chi si propone come amministratore deve assolutamente essere il più bello, il più bravo, il più intelligente, tutto quello che fa lo deve fare lui, se lo fa lo deve fare nei 5 anni, bisogna finirlo nei 5 anni, perché va collaudato nei 5 anni, va fatto perché il merito deve essere di chi lo promuove. Allora io dico, è sbagliato. Io anche questo ho dietro me delle persone giovani che devono portare avanti eventuali progetti che ovviamente e necessariamente a volte non potranno coprire un tempo temporale, ma io se fra 5 anni, ammesso che lo diventi, non sarò più sindaco, non mi interessa se l'inauguro è quello che viene dopo di me o quello che viene 2 generazioni dopo di me, l'importante è io dico, gettiamo le basi, il mio obiettivo è quello di dire partiamo e gettiamo le basi per costruire qualcosa che possa essere poi continuato nel tempo e, ripeto, a me personalmente
non mi dà nessun fastidio partire con delle cose e poi farle finire, o che anche chi le finirà si prenda i meriti dell'inaugurazione o dei collaudi. L'ultima cosa, sempre per quanto riguarda il sociale, io ritengo che oggi siamo in una situazione anche difficile dal punto di vista economico. Adesso io non conosco a fondo le situazioni dei bettolesi, però ritengo che a volte può capitare che ci sia una cassa integrazione improvvisa, un licenziamento improvviso, e quindi con delle difficoltà oggettive per certa gente di poter arrivare a sbarcare in un lunario alla fine del mese. Questa cosa io ritengo che la gente della nostra vallata, della montagna, quindi vale per Bettola, vale probabilmente anche per la Val Trebbia, la gente comunque è molto dignitosa e quindi difficilmente magari va a chiedere tra virgolette la carità, si trova veramente a disagio. Quindi una cosa che io vorrei fare è quella di supportare, sempre con quel principio originario della sussidiarietà che dicevo, se qualche famiglia, noi veniamo a conoscenza, che avessero delle problematiche, allora se va in banca, la banca non gli dà niente, neanche 1.000 euro, se non hanno delle garanzie da opporre a questo tipo di finanziamento. Io vorrei che il Comune, l'ho chiamato credito sulla fiducia, io ho già sentito dei funzionari di istituti di credito che esiste la possibilità che il Comune si faccia garante, ovviamente per piccole somme e per tempi limitati, di farsi garante alle persone in difficoltà per poter supportare in un momento di estrema difficoltà economica, ovviamente limitata nel tempo, cioè per dire se uno perde il lavoro, cioè hanno due figli che vanno a scuola e hanno bisogno di 2.000 euro, il Comune ci mette la firma per dire alla banca, pinco pallo, date di 2.000 euro e il Comune garantisce, fa da garante, e questa è una cosa direi molto importante. Questo per quanto riguarda il discorso del sociale. Sul discorso invece del territorio, io ho girato molto in queste settimane e ho girato tutte le zone del Comune di Bettola, gran parte delle zone del Comune di Bettola, che erano anni che non giravo. E quando venivo a casa da sera, stanco, perché girare queste zone, voi non avete idea cosa vuol dire, e arrivavo a casa stanco e facevo una riflessione. Questa riflessione era, da un certo punto di vista, il primo sentimento che provavo era un senso quasi di tristezza, vedere tutte queste case abbandonate, vuote, però dall'altro vedevo mi supportava anche le persone che avevo incontrato, mi facevo l'analisi di chi incontravo. Ho incontrato molti ragazzi giovani che ancora oggi tenacemente cercano di mantenere, di presidiare il territorio ancora con delle attività, anche se sono pochi. Ci sono gli anziani che orgogliosamente non vogliono abbandonare le loro case. E allora a queste persone noi cosa dobbiamo dare? Dobbiamo permettere, io penso che un comune civile, in una società civile nel 2017, debba essere in grado di garantire a tutti i residenti del comune di Bettola di arrivare in paese con delle strade decenti e non asfaltate la settimana prima delle elezioni. Le strade vanno assolutamente curate, perché tutti devono avere il diritto di venire in paese. E quello che mi chiedevano tutti era un po' di strade sistemate, pulire le cunette, sfalciare l'erba. I più anziani mi dicevano: mi raccomando, per i santi, ricordatevi dei cimiteri, perché noi abbiamo i nostri morti qua, con il loro orgoglio, oltre che essere presenti loro, vogliono anche avere la dignità di poter andare. E poi il discorso del piano nere, di dire, se nevica, avere la possibilità di avere le strade pulite, avere il sale, perché siamo vecchi, se abbiamo bisogno del dottore, se abbiamo bisogno di un'ambulanza, se dobbiamo andare a fare spese, che qualcuno, dobbiamo avere almeno le strade. La cosa che io mi permetto, ed è l'unica, prometto che non parlerò assolutamente né dei miei competitor né tantomeno dell'amministrazione attualmente in carica, l'unica cosa che personalmente non ho assolutamente condivido e non condivido il fatto che questa amministrazione recentemente si è privata del parco macchine che aveva, quindi mi riferisco ai trattori, cioè al camion, alla ruspa, eccetera. Perché la gente a me ha detto personalmente: non ci interessa poi avere chi viene qua
e ci fa tutto il lavoro, ma almeno ci portassero il cambio di ghiaia, poi noi ce la riusciamo a espandere con noi e metterla a posto. Allora noi abbiamo, ripeto, queste situazioni, quindi io ritengo che uno dei passaggi che comunque di dover fare sarà quello comunque di riacquistare il minimo indispensabile di parco macchine, il che vuol dire almeno un camion, una pala, con almeno una persona o due che c'è la possibilità, perché non abbiamo più neanche cantoniere adesso, di poter eventualmente ripristinare questo tipo di servizio minimo di intervento rapido per i nostri, nostre persone che vivono nel territorio fuori dal paese. Poi vorrei dire anche questo. Io dicevo prima, io ho incontrato tante persone anziane, ma anche tanti ragazzi giovani, agricoltori, e io ne ho un esempio con me, la Valentina Corbellini, che con suo marito gestiscono ancora oggi una stalla con oltre 60 capi, quindi riescono ancora ad avere, e come lei tanti altri, che riescono, qui ne vedo anche qualcuno in sala, che riescono ancora a sostenere questo tipo di attività. Questi agricoltori devono essere supportati. Allora, già le tasse a livello regionale, a livello statale sono pesanti. A livello locale, ad esempio, perché non riusciamo a togliere la TASI sui beni strumentali? Che sono i beni strumentali, sono le stalle, sono i portici e sono tassati come se fossero dei beni quasi di lusso. E quindi questi andrebbero aiutati in questo senso. E poi gli stessi agricoltori ritengono che potrebbero fare un servizio molto molto utile, visto che è nella carta dei servizi dell'agricoltura, di poter loro stessi, incaricati dal comune, supportati da un'amministrazione, essere loro che possono pulirsi le cunette a pagamento, ovviamente, perché bisogna anche pensare che chi abita sul territorio non deve essere penalizzato, deve essere aiutato a lavorare. E questo è un altro principio, che non bisogna penalizzare i bettolesi. Dobbiamo cercare in tutte le attività che facciamo privilegiare il lavoro dei bettolesi. Questo vale per gli agricoltori, può valere per le imprese, può valere per i tecnici. Dobbiamo innanzitutto privilegiare chi paga le tasse a bettolesi, perché ritengo che sia una cosa molto importante, quindi rivedere anche e supportare tutte quelle aziende, quelle poche aziende che oggi ci sono ancora a Bettola, perché il vero problema poi del paese e di Bettola, non parliamo della piazza perché altrimenti ricadiamo nel solito discorso, per me la piazza deve restare libera, è sempre stata una piazza libera e la lasciamo libera ai bettolesi, perché è inutile inventarsi nuove strisce, nuove righe, nuovi parcheggi, lasciamola libera, perché meno male che la gente viene. A questo punto il discorso scivola sul discorso della cosa fare per migliorare l'occupazione a Bettola. Cosa possiamo fare? Allora, se io fossi il mago Silvan o Harry Potter con una bacchettina magica, farei una cosa semplicissima: farei tornare indietro Bettola di 40 anni. Farei tornare indietro Bettola di 40 anni, avremo ancora due fabbriche, la ferrovia, 6.000 abitanti, e quindi saremo tutti felici e contenti. Purtroppo non si può. Oggi l'industria, l'economia è complicata, noi dobbiamo avere l'umiltà di capire che il nostro paese non è più adatto a ospitare fabbriche di una certa dimensione. Dobbiamo cercare di trovare delle attività alternative, e quindi l'attività alternativa più importante a Bettola è, come dicevo all'inizio, o creare delle strutture per gli anziani, e su questo dobbiamo essere molto attenti e molto disponibili, perché ovviamente nessuna pubblica amministrazione ormai riesce più a mettere dei soldi per fare delle opere che costano delle cifre spaventose. Dobbiamo assolutamente prestare attenzione se ci sono dei privati che vogliono fare questo tipo di iniziativa, e probabilmente potrebbero esserci, bisogna dargli tutto il supporto logistico possibile. Il comune deve essere disponibile e anche il sindaco piuttosto a rischiare, attraverso le normative che a volte impongono dei paletti rigidissimi, e bisogna assolutamente fare in modo che questo tipo di iniziativa passi.
Quindi se staremo molto attenti, una delle cose che penso voi tutti e tutti i bettolesi continuano a ogni tanto diciamo, a sottolineare, il ricovero che andrebbe fatto a Roncovero, nella famosa ex convento. Stiamo molto attenti a questo tipo di iniziativa che potrebbe anche maturare in tempi non lontanissimi, perché Bettola è uno dei paesi che ancora l'aria è molto buona. Cerchiamo di non farcela rovinare, perché Bettola è sempre stato storicamente un paese di villeggiatura, basti pensare anche a Vettoria, ormai ridotto anche lui ai minimi termini, che era un centro proprio per i malati, diciamo, di polmoni, è un centro curativo molto importante. Quindi molta attenzione, e questo potrebbe essere veramente un grosso veicolo, perché se viene una persona che ci porta un ricovero e anche da alloggiare soltanto 80 ospiti, vuol dire creare 100 posti di lavoro, e noi avremmo già risolto una grossa fetta dei problemi bettolesi. Però, ripeto, non lo sto promettendo, sto dicendo che ci impegneremo molto perché ciò avvenga. Altra cosa, se l'alternativa a questo, ripeto, noi abbiamo l'aria, su cosa dobbiamo puntare? Dobbiamo puntare essenzialmente su un certo tipo di turismo. Turismo che negli anni 60, Facebook non c'era, forse si andava a giro poco in televisione, a Bettola c'era una persona, che penso che tutti, meno gran parte ricorderanno, che era il maestro di una pancera, sì, che aveva portato il mondo a Bettola. Quindi io dico, cerchiamo di ricordarci di queste persone vere bettolesi che riuscivano, senza andare fuori dal paese, a portare il mondo nel paese. E noi dobbiamo muoverci su tre direttrici a questo punto per il turismo. Abbiamo l'ambiente, e io vi garantisco che se voi fate un giro in tutte le nostre zone qui attorno, vi dico la Val Perino, vi dico per andare a Grotto Ducale, vi dico per andare a Patri, e tutte le zone che voi visitate, avete dei percorsi naturalistici eccezionali. Quindi cominciamo a pensare a sistemare dei sentieri, a sistemare dei percorsi per andare a piedi, in bicicletta, in moto. Cerchiamo di sfruttare tutte queste nostre potenzialità, cerchiamo di coprirle con dei wifi, in modo che chi viene non si sente isolato, cerchiamo di batterci per la telefonia mobile, cerchiamo di dare a queste zone un senso per chi viene, e a questo punto cerchiamo di pensare quindi anche a forme di alloggio come i bed and breakfast, come gli alberghi diffusi, che sono delle cose che ormai stanno spopolando in Toscana, per esempio, ma noi non abbiamo niente da invidiare alla Toscana, dobbiamo solo riuscire a organizzarci. E noi dobbiamo portare la gente a far conoscere il nostro territorio. Altre cose, abbiamo Cristoforo Colombo, tutti dicono la favolina di Cristoforo Colombo, tiriamo ancora fuori Cristoforo Colombo, e cosa ci facciamo? Ci facciamo un corteo storico. Ci sono tanti finanziamenti, cosa che questi ragazzi dovranno fare, anche mettersi su internet e cercare di captare tutto quello che può essere finanziato, tutti sono quelli che sono i progetti che sono possibili andare a prendere. E quindi vuol dire ogni tanto anche il sindaco alzarsi dalla seggiola e fare un giretto a Bologna o a Roma o anche da qualche altra parte per cercare di portare avanti eventualmente dei progetti che si riesce a, perché oggi su progetti forse riusciamo ancora a ottenere dei finanziamenti, altrimenti ci sentiamo sempre dire la solita favolina: non ci sono soldi. Però i soldi bisogna anche un po' inventarseli, perché se noi ci guardiamo attorno e nei nostri comuni limitrofi, parliamo del comune di Morfasso, comune di Travo, comune di Vigolzone, adesso non so dove, e le strade sono molto meglio delle nostre. Quindi questi sindaci che sono poveri come i nostri, non so perché riescono a fare queste opere. Quindi cerchiamo un attimino di riflettere e di portare avanti queste cose. L'ultima cosa, e poi direi che avrei quasi concluso, poi magari lascio la parola a voi se volete farmi qualche domanda, sul fatto della riorganizzazione degli uffici. Uno dei problemi di Bettola è sempre stato, anche al di là della mancanza adesso di cantonieri, abbiamo sempre avuto un po' di caos, soprattutto a livello di ufficio tecnico. L'ufficio tecnico è un ufficio che è fondamentale in un comune come questo, perché nell'ufficio tecnico passano tutte le pratiche edilizie,
passano tutti i permessi e quindi si gioca quello che può essere lo sviluppo anche urbanistico di un territorio. Purtroppo Bettola, non per colpa non si sa perché, storicamente c'è un tecnico comunale solo che deve fare tutto. A questo punto è evidente che le pratiche edilizie a volte si inceppano, a volte la burocrazia ovviamente porta ad avere delle lungaggini per cui la gente si spazientisce, quindi una cosa che bisognerà assolutamente fare sarà riorganizzare soprattutto l'ufficio tecnico. E questo non vuol dire, perché io sono geometra e quindi divento uno speculatore edilizio, eccetera, eccetera. No, perché dal punto di vista tecnico io ritengo che di nuovo a Bettola non ci sia niente da fare. Cioè, lasciamo quello che c'è. Dobbiamo cercare di recuperare il patrimonio edilizio esistente, cercando di agevolare soprattutto chi vuole recuperare le case, e se lo fanno nell'ottica di un recupero anche con degli standard edilizi al di sopra dei livelli proposti, io sarei disponibile anche a fargli degli sconti sugli oneri se gli standard urbanistici sono superiori a quelli previsti dalla legge. Ultima cosa, sempre dal punto di vista urbanistico e tecnico, consentitemi due cose. Uno, se ne è parlato in questi ultimi anni, l'asilo. Io ritengo che l'asilo sia una ricchezza, perché è un qualcosa che fa parte dei bettolesi. Noi ci siamo andati tutti, almeno la mia generazione, e ancora adesso l'asilo come stabile, cioè a me sinceramente l'idea che venga venduto, anche se è una fondazione, non mi sta bene. Io son convinto che l'asilo debba qualora dovesse diventare sindaco, attiverò tutte le procedure possibili per far sì che l'asilo venga acquisito dall'amministrazione comunale per rimanere patrimonio di Bettola. Non possiamo continuare a vendere, perché non si può solo vendere, bisogna anche cercare di tenere quello che abbiamo. Altra cosa, entro l'inverno, e questo è qualcosa che dico anche a chi farà il sindaco se non sono io, date un'occhiata al tetto della scuola elementare, perché la scuola elementare è un altro fabbricato ancora in ottimo stato che va assolutamente mantenuto, e già lì potremmo farci tante cose. Non bisogna vendere, cioè io ho letto sul giornale 15 giorni fa che è stato proposto di vendere all'ASL, ma per favore cerchiamo di tenerci, ma perché come ha sempre, a parte che l'ASL secondo me non gliene frega niente, scusate il termine, di quel fabbricato lì, però io dico, ma perché dobbiamo sempre dire dobbiamo vendere? Ma proviamo a tenerlo, magari lì se non si farà avanti nessuno per fare un ricovero di lusso al Preventorio o a Roncovero o alla Pineta, ma magari lì possiamo un domani, se c'è nostro e miracolosamente troveremo dei finanziamenti, dei soldi, magari ci possiamo mettere dei mini alloggi per gli anziani, possiamo farci un centro sociale. Se comincia a venire giù il tetto, fa la fine del ricovero del San Luigi. Quindi io dico, non penso che ci vorrà molto, però metterlo in sicurezza dal punto di vista sismico e il tetto, io sono convinto che prima dell'inverno questa cosa si potrà assolutamente fare, con una spesa, tecnicamente io dico, dai 30 ai 50 mila euro. Quindi con 30-50 mila euro si riesce a fare il tetto e si riesce a metterlo in sicurezza. Questa è una cosa che va assolutamente fatta ed è un appello che io faccio, indipendentemente se mi vogliono ascoltare, eventualmente chi diventerà sindaco, per il bene del paese lo faccia. Va bene? Adesso prima di passare eventualmente le domande, io penso di aver detto quasi tutto, perché poi vi annoio, è meglio fare un bicchiere, poi, ma comunque a parte quello, volevo presentarvi la mia squadra. Allora, io vorrei partire innanzitutto da quello che è più titolato, Simone Mazza, avvocato. Il quale sicuramente è stato uno che mi ha spinto, è stato uno, il primo a incoraggiarmi a intraprendere questa avventura. Poi, dopo Simone, per anzianità sempre di amministrativa, Roberto Ferrari, che io lo ritengo una risorsa importante, perché è muratore, capomastro,
esperienza pluriennale e ritengo che al di là delle cariche, perché io non sto parlando di cariche, stiamo parlando di un gruppo di persone che cerca tutti insieme di lavorare per il paese. E qui non andiamo adesso a incastrarci sul discorso assessore, assessorine, assessori, perché tanto prima bisogna vincere, quindi c'è tutto. Però sarà una persona che sicuramente sarà utilissima, al di là che anch'io un po' di esperienza ce l'ho dopo 40 anni di libera professione della geometra, comunque che mi presidierà il territorio e cercheremo di intervenire più rapidamente possibile sulle questioni di maggior diciamo, non tanto rischio, ma di maggiore necessità. Poi, sempre per anzianità amministrativa, Nicola Scagnelli. Nicola, lo conoscete tutti, è geometra, libero professionista, lavora a Bettola, ma questo non vuol dire che avrà degli incarichi professionali. Al massimo l'unico incarico che potrà avere sarà quello di fare il vice sindaco. Questo sarà un problema che ce la capiremo noi. Quindi già è un vice sindaco in pectore, però lo sarà se vincere. Poi, andando avanti, abbiamo le tre fanciulle, abbiamo che vengono da tre settori completamente diversi. La Valentina ve l'ho già presentata prima e per me è un fiore all'occhiello perché rappresenta il mondo agricolo. È una ragazza che e quindi è per me sicuramente un elemento fondamentale di interfaccia con gli agricoltori, perché lei è assolutamente preparata e quindi col mondo agricolo cercheremo di intavolare con le associazioni anche agricole, cercheremo di mettere delle basi per poter fare quei lavori coinvolgendo gli stessi agricoltori delle varie zone che saranno un po', io li considero quasi i controllori, diciamo i paladini delle zone, perché sono loro che sanno cosa c'è da fare, quando farle e come farle. E quindi io personalmente preferisco fare un accordo con loro, pagarli loro, perché sono sicuro che i lavori vengono fatti bene e andranno bene. Quindi faremo un tavolo di lavoro con le associazioni e la Valentina sarà quella che si interfaccerà tra l'amministrazione e questo tipo di mondo agricolo. Poi abbiamo la Claudia Gotti. Direttrice di posta e quindi ha la possibilità di conoscere quelli che sono un po' i meandri della pubblica amministrazione, quindi potrà anche lei darci dei suggerimenti in tal senso. E poi l'Elena, che voi forse non conoscete, io l'ho scelto in ultimo e per me è come se fosse il valore aggiunto della mia lista. Primo perché è una bella ragazza, secondo non me ne vuole suo marito. Secondo perché incarna esattamente il motto della mia lista, perché lei è una persona che ama Bettola, in quanto si è sposata 6 anni fa, è venuta a abitare a Bettola, sia col fatto che comunque sia lei che suo marito lavorano a Piacenza, si alzano presto al mattino e viaggiano tutti i giorni, però hanno scelto di vivere a Bettola e questo vuol dire che ama il paese. Per me è un valore aggiunto e lo sarà se vinceremo anche nella collaborazione che mi sta dando in questa fase elettorale. Andando avanti abbiamo Fabio Ottini. Lavora all'ASL, quindi è conosciutissimo in quanto lavora all'ASL. Io l'ho lasciato per ultimo, ma non tanto perché è grosso, quindi l'avete visto. E comunque Fabio è sicuramente una risorsa per quanto riguarda il sociale, perché lui lavora nel sociale, ma non perché adesso è all'ASL, qui a Bettola, dove ci lavora anche altra gente, ma perché lui è sempre stato nel sociale, prima con 118, ha fatto servizi in carcere, è sempre stata una persona molto attenta a quelle che sono anche le situazioni di difficoltà e quindi sarà sicuramente una risorsa preziosissima per cercare di gestire tutte le azioni che faremo nei confronti delle persone anche più deboli per cercare di trovare e di risolvere i loro problemi. I tre ragazzi giovani che vi ho parlato prima sono Andrea Fava, universitario in scienze politiche,
e comunque diciamo che dei tre è un po' il capofila, il leader, perché è più vecchio oltretutto, e sarà quello che, come dicevo prima, assieme a Luca Corbellini, dovranno reclutarmi tutte le forze giovani per poter portare avanti questo tipo di progetti. Il progetto che vi dicevo, principe, è quello di fare del dopo scuola, perché sono studenti universitari che possono benissimo aiutare ragazzi delle medie, delle elementari, a fare compiti, li faremo venire qua dentro. Ci appoggeremo a un'associazione che eventualmente ci patrocinerà, perché il comune non può in prima persona, il comune eventualmente si interfaccerà e darà questi benefici eventualmente. Poi pensavo sempre con loro, in collaborazione, penso con l'Avis, di fare anche eventualmente, e con Ottilia che sarà ovviamente anche lui presente, delle serate di educazione alla salute. Sono serate particolari che io ho già organizzato a Travo con dei primari dell'ospedale di Piacenza che vengono in modo assolutamente gratuito e potranno parlare, non saranno i soliti diciamo patti con screening, cioè parleranno semplicemente di educazione alla salute legata ad esempio all'alimentazione, quindi magari viene una volta Villani che è il primario di cardiologia e ci dirà quali sono i cibi che non dobbiamo mangiare per farci venire il mal di cuore, oppure verrà Crippa che fa l'ipertensione piuttosto che Fiordalisi, perché già nella mia età la prostata più o meno siamo tutti, quindi avere qualcuno che si viene a parlare di queste cose potesse essere utile. Scusate, sto un po' alleggerendo, e quindi faremo anche delle serate sempre in questo oratorio, perché io non voglio escludere la sala polivalente, certe manifestazioni le faremo nella sala polivalente, tanto di cappello chi gestisce la sala polivalente, perché ballano, è gente che si dà da fare per portare anche qui della gente a Bentola, quindi, e quindi certe manifestazioni si faranno nella sala polivalente. Quando ci saranno delle manifestazioni, magari come stasera con 60, 70, 80 persone, è evidente che questa sala è molto più raccolta e soprattutto d'inverno una persona magari sopra i 30 anni, come siete voi, magari fa meno fatica a venire qua che non andare alla sala polivalente, ecco tutto lì. Quindi faremo eventualmente anche questo tipo, io pensavo di fare questo tipo di iniziativa. A questo punto... Si è dimenticato Ferrari. No, l'ho detto, però... No, certo, dunque il nome è stato coperto dall'applauso. Niente, allora se c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa, io sono qua. Tanto chiedete adesso. Io le chiedo, le dico in bocca al lupo. Grazie. Niente, se io vi ringrazio ancora di essere venuti e a questo punto, scusate ma... vi devo chiedere di votare. Di votare, cioè, altrimenti la serata non va. Volevo, ovviamente per i secondi, volevo anche ringraziare che è venuto per simpatia Matteo Rangano. Dalla camicia verde quando l'hai vista. Perché è il consigliere regionale della Lega Nord, ma lui è qua perché è stato un mio alunno all'ITIS. Giuventino, quando hanno l'interista, eh? Giuventino, ma questo non è stato un professorato. Allora, tutte le volte che doveva avere dei permessi, sì, li ho firmato tanti permessi, e allora adesso è venuto per vedere se mi firmavo qualcosa. No, non so se vuoi fare un saluto. Perché la nostra è una lista assolutamente civica, quindi non ha nessun legame specifico se non in persone che hanno militato in alcune diciamo, partiti politici come Nicola che è stato suo tempo nella Lega, nessuno si conosce, anche io sono stato un cristiano, per allora non è che nessuno è perfetto. Non c'entra niente questo, eh? Infatti interista non sei perfetto. No, comunque, adesso a parte gli scherzi, mi fa piacere essere qua stasera insieme anche a Pietro Pisani, segretario provinciale della Lega, perché per noi è una serata molto importante e perché Bettola dal futuro. Noi Bettola la cambieremo con Paolo Negri e con la sua squadra
perché è necessario dare una ventata d'aria fresca e un po' di cambiamento a questo paese. Perché a me piace vedere. Una squadra composta in questo modo, dove ci sono giovani e meno giovani, chi deve imparare, chi porta esperienza e tutti insieme si fa il bene del paese, perché voi amate Bettola e amate il vostro paese. Io qua stasera vedo tanta gente che ha voglia di cambiare ed è per questo che è necessario l'11 giugno andare a votare la lista di Paolo Negri, perché per cambiare dobbiamo avere il coraggio di votare per chi incarna al meglio il nostro pensiero. E quello che serve a Bettola adesso è cambiare. Serve dire anche mettere una piccola ma concreta precedenza alla nostra gente. Cioè noi dobbiamo dire che dobbiamo stare il più vicino possibile a tutti i bettolesi, non a chi sta bene. Noi dobbiamo dare precedenza a quelle persone che hanno bisogno, perché dove c'è bisogno a Bettola, la lista di Paolo Negri ci sarà. Ed è per questo che io vi consiglio vivamente, anche a nome della Lega Nord, di votare la lista di Paolo Negri, perché solamente così si può dare una ventata di cambiamento, una ventata di aria fresca ad un paese che ne ha tanto bisogno perché deve cambiare. Quindi grazie a tutti, mi raccomando l'11 giugno. Se non c'è altro, io vi invito a fare un brindisi con me fuori sul sagrato, perché qui c'è caldo, quindi stiamo fuori, facciamo un brindisi ben augurante. Grazie a tutti.